Per noi allora è stata una sfida nella sfida questo progetto, perché alla fine quello che voleva la banca era uno spazio polifunzionale, aperto, giovane, magari concetti che apparentemente alla banca non hanno tanto a che fare. Invece la sfida nella sfida è stata questa, cioè un budget limitato e abbiamo allestito questo spazio in questi cromatismi. L'altra sfida importante invece era come riempire questo spazio. Per cui Officina BCC in realtà è lo spazio delle idee, uno spazio giovane dove i ragazzi si devono incontrare, chiaramente ci sono degli orari, insomma ci sarà un ragazzo che qui apre, però questo senso di libertà, non so, magari dopo anche dalle immagini potete vedere la bici, la voglia di stare insieme che non c'è ad oggi. Forse anche purtroppo il computer, i mass media ci hanno un po' relegato nelle nostre case, nella nostra postazione PC. Qui l'opportunità è di averle tutte qui concentrate insieme. Per stare insieme c'è anche un'area esterna e magari stasera, insomma, sarà un primo approccio importante per vedere l'affluenza, se ci sarà già un primo feedback positivo. Quindi è uno spazio di incontro e anche di progettazione propositivo per Sì, Pontassieve. sicuramente per Pontassieve la possiamo considerare un progetto pilota. Noi abbiamo detto una piccola start-up locale. E c'è bisogno di questi spazi, anzi, insomma, ringraziamo tutta la dirigenza e tutte le persone che ci hanno supportato e sopportato. Per noi è stata un'esperienza nell'esperienza, perché siamo giovani e allo stesso tempo ci cimentiamo tutti i giorni con le progettazioni. Questo spazio è nuovo proprio a livello anche mentale, per cui di nuovo un grazie a tutti e speriamo che Pontassieve accolga e venga volentieri in questa realtà. Quindi tu parli di un Pontassieve più giovane in qualche modo, più Esatto, sì. smart. Una piccola smartphone assieme, dai, smart cities, va bene. A volte attrae un po' più Firenze, questo è, diciamo, il dramma. Mi ha già anticipato, purtroppo già rispetto al Mugello siamo succubi, insomma, abbiamo la possibilità di andare a Firenze in breve tempo, però non è che Pontassieve può essere semplicemente un dormitorio, anzi non è che è una critica, però è una realtà. Guardiamo un attimo cosa possiamo fare, noi abbiamo provato, insomma, nella piccola nostra esperienza allestire questo spazio, che ripeto, non è soltanto un semplice allestimento, ma è dare qualcosa di più, uno spazio, insomma, che non c'è. Vediamo, insomma, siamo sfiduciosi e ringraziamo di nuovo tutti. Il progetto ha aperto qui, ha avuto una sponsorizzazione della Banca del Credito Cooperativo. In che cosa consiste e quali sono, come è suddiviso lo spazio? Lo spazio era un riallestimento di questa ex agenzia della banca della BCC e era un intervento sullo spazio esistente. Non potevamo modificare, spostare i muri o comunque modificare spazialmente questo ambiente. Siamo ricorsi a questa idea dell'uso dei colori per creare degli ambienti dentro
dentro un ambiente, in maniera che fossero facilmente individuabili delle aree funzionali e questo spazio si organizzasse e strutturasse in diverse aree. C'è un'area verde, e un'area blu e un'area centrale. L'area blu è l'area, diciamo, di produttività, di lavoro, dove c'è una postazione informatica, una postazione multimediale, un tavolo per poter lavorare, ed è stato fatto il colore blu perché il colore blu è il colore della produttività, insomma un colore stimola, solitamente abbinato alla produttività. L'area verde invece alla mia destra è la zona di relax, dove è stato fatto un prato in erba sintetica, dove i ragazzi possono stare in terra o comunque essere sui puff, c'è un'area di proiezione. E la zona centrale è rimasta con i colori originali della stanza, è una zona un po' polifunzionale che può essere utilizzata per creare uno spazio dove sedersi intorno, insomma, e potersi confrontare, oppure come spazio per proiettare video e poter stare insieme a vedere qualche cosa sul proiettore. Strumentazioni ce ne sono, abbiamo iPad, la Wi-Fi. Abbiamo un sistema Wi-Fi, abbiamo un computer fisso collegato al proiettore, ci sono 4 tablet disponibili per i ragazzi e la connessione si può accedere liberamente da parte di tutti, anche chi è fuori, insomma, chi passa vicino a qualsiasi dispositivo si può collegare alla rete.
Trouble so hard, ooh, Lord, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God.